Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua. Davvero il maestro mi sta mandando una denuncia? Sfortunatamente sì, sì. Le amicizie non sono sempre quelle che sembrano anche sopra nei cosi, nell'online, ma alle volte si rovinano per delle scemenze. Completamente. Mi sta denunciando perché secondo lui io lo sto stalkerando, portandolo a, in tutti i modi a provare a giocare ad Among Us. Quindi mi ha fatto anche oggi è partito l'ordine restrittivo. Quindi io tecnicamente in Portogallo non ci posso andare perché l'ordine restrittivo dal maestro è all'incirca di 25.000 km. Quindi questa è un'altra cosa, io mi dovrò trasferire dall'Italia perché ovviamente ad altezza siamo troppo vicini per l'ordine restrittivo e me ne dovrò andare dall'Italia. Quindi voi entro un mese mi troverete non più in questo studio ma da un'altra parte nel mondo. Questo è quanto, signori. Ricordatevi questa cosa perché all'incirca è... è questo. Comunque, signori, che mi dite voi? Tutto bene? Mi volevo scusare per ieri. Ieri che è crashata la stream. Secondo me ricrasherà anche oggi perché sto vedendo che sono 3 giorni che Fastweb c'ha problemi da mezzanotte. Che poi c'ha problemi. Sono manutenzioni che loro palesemente non ti dicono perché c'hanno la mamma che è una puttana di merda. Porco Dio, mi risarciscono loro i soldi che io perdo. Però mi volevo scusare per ieri. Speriamo che non crashi anche oggi. Tra maltempo e tutte cose ci stanno tutti questi problemi. Soprattutto perché... l'Italia è un paese di merda rispetto alla connessione, alle infrastrutture che... nella quale passa. Quindi noi non ci possiamo fare praticamente nulla. E vediamo. Io, ahimè, ragazzi, non vi nascondo. Non vi nascondo che io, pur streamando senza spettatori, medi, perché io non streamo nel mentre che streamo, non vedo i miei spettatori. Scimmia, grazie per le 10 sabette giftate. Benvenuti a tutti. Non vi nascondo che io poi, nel riepilogo stream, ovviamente c'ho i picchi di gente. E uno ovviamente si vede quando la stream crasha o meno. Il crash di una stream ammazza tutto, i numeri in generale. Ed è una cosa che per quanto è il meno interessante, la meno importante, perché la cosa brutta è proprio non poter continuare a fare il proprio lavoro, non per colpa mia, perché magari sono stato un coglione, ho dato una stecca qui e è crashato tutto quanto, ma per colpa di altri. Però comunque c'è anche una perdita di guadagno e di denaro che... volente o nolente, non è indifferente. Certo, io sono questo, sono Blur, sono questo secondo voi perché sono solo questo, guardate solo i numeri, e quindi non è che io vado sotto un treno. Però immaginati persone che streamano su Twitch, che hanno i loro 200-300 persone che gli vogliono bene e che si ritrovano una settimana senza connessione perché magari l'infrastruttura loro da dove passa fa cagare perché ha grandinato una volta. Se nel 2023 siamo messi così, è preoccupante, onestamente. Quindi se mi vedrete in un altro paese, in questo caso veramente sono serio, se mi vedrete in un altro paese, non mi chiedete nemmeno perché io vado in un altro paese. Vado in un altro paese, sì, perché in Ghana c'hanno la connessione migliore dell'Italia. In Albania c'hanno la connessione migliore dell'Italia, sì. A me piace duro. Per me è una cosa che completamente non ha senso questo. No, dico, se mai mi vedrete, questa sarà la cosa. Non che uno deve dare sempre motivazioni sul perché si sposta, e anche perché è ovvio perché uno si sposta, signori. Cioè, è ovvio, perché lavoro coi computer, lavoro con la connessione. Cioè, io posso fare lo stesso identico lavoro, in tutti i sensi io lo posso fare, ci sono persone che non lo possono fare perché non ne sono in grado, io penso di essere abbastanza in grado. Se tu mi metti un portatile e una connessione in mano e una webcam, faccio lo stesso lavoro, anche, porco Dio, da scantinato di Michele Misseri. Anche in galera, in prigione, mentre sto con Michele Denaro, o come cazzo si chiama, Messina Denaro. È vero. E allora chi sei? Chi è il coglione che deve sta qua a subisse tutte ste interperie? Faride. Sofia Fiorini. Tradisci l'Italia, vergogna. Sofia Fiorini. Sofia Fiorini. Lo sapete, Mo ci attacca a breve, signori. Sto un po' procrastinando per quello, nel mentre il treno va. Tanto adesso giftano 15, se non sbaglio. E basta che non giftano 20. E, Sofia Fiorini è alle Canarie. Attento che social esplosione che purtroppo non è ancora esploso. Ci fa il video sopra. Ma che video sopra? Sto a dire delle cose normalissime. E Sofia Fiorini è al momento alle Canarie. Alle Canarie sta... lei ha beccato diluvia 5 giorni a coso? Diluvia 5 giorni all'anno.
Che è un ciolone, si è visto, e... ottimo. Diluvia 5 giorni all'anno, se l'è beccati tutti lei, c'è cioè un diluvio, sta tipo venendo giù Cristo, sui fiorini streama tranquillamente. Nessun problema nelle tre grandi aziende di internet delle Canarie. Alle Canarie. Questo mi fanno ridere. Alle Canarie con i tuoi soldi su... Sofia. Strano che non avete ancora fatto la gag Sofia alle Canarie, stranamente c'è anche su Real Power. Bella Giammo. Però in tutto, sì, comunque sì, Moccia, gli mandiamo un saluto e stasera. Allora raga, io ci tengo solo una cosa, non fate i coglioni perché poi voi senza per la gag fate delle gag che non fanno ridere. Non mi segnalate il canale. Evitiamo cazzate di tutti i tipi, sì, perché veramente, cioè voi fate la gag. Risponda! Risponda, Davide! Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua!